Il terrore è finito, Robespierre è stato ucciso, ghigliottinato e adesso la Francia dove va? La rivoluzione francese cosa le capiterà? Perché in fondo abbiamo visto che la piega degli eventi si è fatta via via sempre più radicale, si era cominciati con una rivoluzione che era ancora una rivoluzione borghese. Poi però le cose erano rapidamente precipitate con l'emergere delle forze più estremiste, i sansculotti, i giacobini barra montagnardi di Robespierre, la decapitazione del re, e c'è stato quest'anno che abbiamo visto proprio nella scorsa puntata, il 1794, di terrore, il cosiddetto terrore giacobino. Ma ora è tutto finito, perché appunto con un colpo di mano, con un colpo di stato, il colpo di stato del 9 Termidoro 1794, il momento d'oro di Robespierre è terminato e adesso bisogna decidere cosa fare di questa rivoluzione, quale direzione intraprendere dopo tanti sommovimenti, dopo tanti cambiamenti, dopo alti e bassi. Ne parliamo subito dopo la sigla. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 123esima puntata. La rivoluzione francese dopo i giacobini. Eccoci di nuovo insieme, ben trovati per parlare per una ventina di minuti di Francia, di rivoluzione francese, ma più in generale di storia moderna, un'impresa che stiamo portando avanti ormai da parecchie puntate. Avete sentito, siamo giunti anche alla 123esima, ma tante ancora ci attendono. Da un po' stiamo parlando di questa rivoluzione francese, di cui abbiamo tentato di un po' riprendere in mano le fila nel discorso iniziale, nella premessa. Una rivoluzione che ha avuto molte facce finora e che però adesso si trova davvero a un impasse. Dopo aver via via accentuato il suo carattere lungo i mesi e gli anni, adesso sembra tutto a un passo dal crollare, perché certo la rivoluzione è in piedi, la Francia è una repubblica, c'è la prima repubblica, ma di fatto non si è ancora normalizzata la situazione. E però bisognerebbe farlo, in un certo senso bisognerebbe anche che alla fine le conquiste o le novità della rivoluzione diventassero ferme, solide, accettate un po' da tutti, cosa che per il momento ancora non è. In più c'è un altro problema che abbiamo messo un po' da parte, ma che continua a imperversare sulla Francia. La Francia è in guerra. La Francia è in guerra contro l'Austria, contro la Prussia, l'abbiamo detto, no? Ha ottenuto buone vittorie, buoni risultati, grazie anche alla leva obbligatoria che abbiamo visto con il Comitato di Salute Pubblica, ma la guerra continua. E una guerra è comunque sempre un'impresa faticosa, difficile, che prosciuga le casse dello Stato, che richiede grande sforzo. Insomma, la Francia è ben lungi dall'essere pacificata, dall'essere arrivata a qualcosa di definitivo. E però il problema di cosa fare di questa rivoluzione appunto si pone. In effetti, nei mesi immediatamente successivi alla caduta di Giacobini e alla caduta di Robespierre, da un lato, abbiamo detto l'altra volta, prende vita quel terrore bianco che è la vendetta verso i Giacobini da parte dei Girondini, da parte dei preti refrattari, da parte di vari settori della Francia che non avevano accettato quella piega degli eventi. Ma poi, in parallelo, si cerca anche di arrivare ad alcune paci in modo da cercare di diminuire i fronti su cui si combatte. La Francia al momento è in lotta con tante potenze. In effetti, dopo alcuni ulteriori risultati positivi, dopo alcune ulteriori vittorie, la Francia riesce a firmare una pace con la Prussia e con l'Olanda, quindi chiudendo quei due fronti, anche se rimangono aperti i fronti con l'Austria, che è il nemico ormai storico, tanto nell'Austria ha visto decapitare una delle sue esponenti di spicco, Maria Antonietta, decapitata dai francesi, e la guerra è ancora aperta anche con l'Inghilterra, che un po' alla volta diventerà il vero grande nemico quando l'Austria un po' alla volta inizierà a cedere il passo. Ne parleremo tra poco, perché tra poco inizieremo anche a parlare di Napoleone. Ma intanto soprattutto bisogna cercare di dare a questo paese una costituzione. Ci sono stati vari tentativi, l'abbiamo già detto, no? Nel 1791 c'era stata quella prima costituzione ancora monarchica che disegnava la Francia come una monarchia costituzionale parlamentare, ma quella costituzione era rimasta in vigore pochissimo, perché poi Luigi XVI, con una serie di errori madornali, aveva fatto propendere i francesi verso la Repubblica. Poi c'era stata la Costituzione del 1793, quella varata proprio quando Robespierre stava salendo al potere, che lo stesso Robespierre aveva di fatto sospeso
e che non era mai stata applicata. E adesso si tenta di scriverne un'altra di Costituzione, visto che quella del 93 praticamente non ha funzionato, praticamente non è servita a nulla, si va verso la terza Costituzione, che viene varata nel 1795. Quindi ripeto le date: 91 prima Costituzione, 93 seconda Costituzione, 95 uno ogni due anni. Capite che questo dà un po' la cifra dell'instabilità della Francia. Noi abbiamo in Italia una Costituzione che, per fortuna, regge e anche in maniera abbastanza solida da ormai 80 anni quasi. Ebbene, in Francia tre Costituzioni in sei anni vi fa capire quanto la situazione sia caotica. Comunque nel 95 arriva questa Costituzione che fa in un certo senso un po' marcia indietro, tenta di ricollegarsi ai valori del 1791, moderando un po' i toni, ripristinando alcuni valori borghesi. Certo, però è la Costituzione di una repubblica ormai. In effetti il potere esecutivo in questa terza Costituzione viene affidato a un nuovo organismo che viene chiamato Direttorio, i cui membri vengono chiamati direttori, che è una sorta di governo formato da cinque membri. Questi direttori sono in pratica dei ministri, per usare un linguaggio più moderno, però si chiama direttorio. E questo direttorio ovviamente si trova a dover gestire una situazione caotica, una situazione davvero complicata, anche perché davanti a questa grande instabilità tutti cercano di trarne dei vantaggi, tutti cercano di avanzare dei colpi di mano. Sembra che la situazione sia molto incerta e che chi è animato da intenzioni forti possa forse tentare il colpo gobbo e portare a casa il potere. In effetti, nei mesi successivi sono numerosissime le congiure, le insurrezioni, quasi ogni giorno, almeno ogni mese, ci sono rivolte di qualche tipo che il direttorio fa fatica a reprimere e a controllare. Non le vediamo tutte, ovviamente, perché sennò potremmo star qui fino a dopodomani. Ma vediamo le due più famose di questi mesi tra il 95 e il 96. La prima, appunto, nell'ottobre 1795, è la rivolta dei monarchici. A Parigi, in quel mese, un gruppo abbastanza cospicuo di monarchici che vorrebbero ripristinare la monarchia, siamo, ripeto, in una repubblica, tentano il colpo di mano. Arriva l'esercito che reprime a cannonate questa insurrezione, questo tentativo di colpo di Stato, quindi finisce in non nulla, in nulla di fatto. Ma la cosa interessante di questo tentativo è che uno dei capi dell'esercito che intervengono lì è un giovanissimo generale che ha fatto carriera proprio grazie anche alle riforme volute dai Giacobini, che, come vi dicevo, permettono anche a giovani di estrazione borghese di fare rapidamente carriera. Questo giovane generale che interviene contro i monarchici dimostrando grande fedeltà verso il direttorio si chiama Napoleone Bonaparte, e lo ritroveremo ovviamente a breve. La seconda congiura che citiamo è dell'anno dopo, del 1796, è celebre come la congiura degli Eguali. In pratica c'è un leader rivoluzionario che si chiama François-Noël Babeuf che tenta appunto una congiura per prendere il potere, ma una congiura di estrema sinistra, diremmo oggi, una congiura quasi protocomunista, perché Babeuf vuole arrivare al potere per abolire la proprietà privata della terra, cioè contro la proprietà privata a favore di una sorta di comunismo. Babeuf verrà salutato nei decenni successivi come un anticipatore poi appunto del socialismo. Però anche questa congiura fallisce piuttosto male. Quindi ci sono tante spinte da destra come quella dei monarchici, da sinistra come quella di Babeuf, e il direttorio sta un po' nel mezzo. Cerca di porre riparo a tutte queste manovre, ma fa anche fatica, bisogna dirlo. E infatti qualche mese dopo, nel settembre del 1797, l'anno nel linguaggio rivoluzionario è l'anno quinto e il giorno è il 18 frutti d'oro, arriva un altro colpo di Stato, questa volta che è successo perché è un colpo di Stato voluto e guidato dal direttorio stesso, cioè il direttorio, il governo, che sta governando, ma ovviamente deve fare i conti con poteri limitati e con una situazione veramente instabile. Appunto, il 18 frutti d'oro dell'anno quinto, cioè del settembre del 1797, grazie all'appoggio di un buon gruppo di generali dell'esercito, fa un colpo di Stato, fa arrestare molti deputati, che erano stati eletti tra l'altro da poco, impone controlli più severi sulla stampa e prende in mano più risolutamente il potere.
quindi contravvenendo poi invece a quello che la Costituzione, varata da un paio d'anni, diceva. Quella Costituzione, la terza del 95, è già saltata dopo appena 2 anni. Siamo davanti a una dittatura, certo dei direttori, certo del direttorio, ma soprattutto appoggiata dai militari. Quello è il punto chiave. Ormai i militari hanno un potere sempre più forte. Complice il fatto che un po' in tutta la Francia e soprattutto a Parigi la situazione è davvero instabile. Ci sono vari tentativi. Chi detiene il potere dell'esercito, chi detiene il potere della forza, di fatto detiene il vero potere in Francia. Quindi anche i direttori che certo hanno fatto questo colpo di Stato sono per certi versi ostaggio dell'esercito, e questo avrà i suoi frutti a breve. Prima però di vedere come l'esercito inizia poi ad accampare pretese e soprattutto prima di vedere l'emergere di Napoleone Bonaparte, che abbiamo appena citato ma tra pochissimo diventerà l'assoluto protagonista della scena, dobbiamo anche fare una breve panoramica su come questa rivoluzione francese viene percepita all'estero, perché questo è importante, visto che per ora la Francia combatte contro molti nemici, ma presto la rivoluzione si espanderà con la forza delle armi. Bisogna anche capire come il resto dell'Europa guardava a questa rivoluzione. Ebbene, in questo caso bisogna fare in realtà dei distinguo. Distinguere innanzitutto due fasi diverse. Una prima fase iniziale e una seconda dopo sostanzialmente la decapitazione di Luigi XVI. Nel 1789, quando in Francia scoppia la rivoluzione, in generale in Europa ci sono moltissimi intellettuali che guardano con grande interesse a quello che accade in Francia, che salutano con entusiasmo quello che accade in Francia, che esaltano la rivoluzione francese. All'inizio, nei primissimi mesi, la rivoluzione francese è guardata in modo molto favorevole all'estero. Perché? Perché in fondo quella rivoluzione portava avanti gli ideali illuministi che avevano dominato quel secolo che si stava avviando verso la conclusione. In fondo, ricorderete, ne abbiamo parlato più volte, i più grandi intellettuali illuministi, in particolare quelli francesi, avevano avuto successo in tutta Europa. Erano stati letti in Prussia, in Russia, in Austria, in Inghilterra, in Scozia, in Italia. E vedere che finalmente anche in Francia quei principi potevano essere applicati destava un certo interesse. Tra l'altro, la prima fase della rivoluzione è certo una fase anche convulsa, con assalto alla Bastiglia, con il re portato quasi di peso a Parigi, certo, ma senza grandi fatti di sangue. In fondo, i primi mesi, il primo anno, potremmo dire anche un anno e mezzo, della rivoluzione è molto pacifico, nel senso che, certo, sommosse, ma nessun personaggio importante ci rimette ancora la testa. Quindi sembrava che le cose in Francia potessero andare bene, potesse quasi verificarsi una sorta di seconda gloriosa rivoluzione come in Inghilterra. Un secolo prima si era imposto al Bill of Rights, la monarchia di Guglielmo d'Orange e varie altre cose, così forse si poteva fare anche in Francia, con una monarchia costituzionale che garantiva nuovi diritti, che dava nuove libertà e che però lo faceva senza cadere nel sangue. Le cose però cominciarono a cambiare quando la rivoluzione assunse una piega diversa, ovviamente. Il primo barlume, il primo segnale di un cambiamento di percezione di questa rivoluzione arrivò già nel 1790, in realtà, quando un intellettuale irlandese, che però aveva un certo seguito, Edmund Burke, scrisse un libro intitolato Riflessioni sulla rivoluzione in Francia. In questo libro, che ebbe grande diffusione soprattutto nel mondo anglosassone ma non solo, Burke criticò il ruolo della rivoluzione francese, soprattutto lui la chiamava così la congiura dei filosofi, ritenendo che invece della rivoluzione francese molto migliore era stata appunto la gloriosa rivoluzione. Burke sembrava dire: attenti, quello che stanno facendo i francesi non è la stessa cosa che abbiamo fatto noi un secolo fa. In Inghilterra la gloriosa rivoluzione ha saputo quando fermarsi, ha saputo dove voleva arrivare e quando era il momento di dire abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. In Francia non hanno ben chiara questa cosa, si sono lasciati esaltare dai risultati ottenuti, non capiranno quando fermarsi e questo li porterà allo sfacelo. Ecco, il libro di Burke, che arriva anche piuttosto presto e che all'inizio, diciamo, non coglie forse il sentimento più diffuso all'estero, un po' alla volta inizia però ad avere un grande seguito, perché man mano che la situazione in Francia degenera, allora l'idea più diffusa anche tra gli intellettuali illuministi diventa quella di Burke.
Cioè, si inizia a dire, ma forse questi francesi si sono lasciati prendere troppo la mano, c'era davvero bisogno di decapitare Luigi XVI? C'era davvero bisogno di decapitare Maria Antonietta? C'era davvero bisogno poi del terrore? Il terrore segna da questo punto di vista il punto di svolta. Perché il terrore viene guardato davvero con grande preoccupazione da tutti, anche appunto da chi inizialmente simpatizzava per la rivoluzione e l'aveva vista come qualcosa di positivo. Quando si scade nella violenza, in una violenza anche piuttosto feroce, in una violenza rivoluzionaria che porta alla morte di migliaia di persone, ecco, la simpatia diffusa tende ad attenuarsi parecchio. Non che non ci fossero dei filo francesi, dei filo giacobini anche all'estero, però diventano tutto sommato una minoranza. E anzi, iniziano a essere guardati anche questi filo giacobini all'estero con grande preoccupazione. Quando in Italia, in Germania, in Austria si vede quello che sta accadendo in Francia, si inizia a dire, ma da noi, in Austria, in Prussia, in Russia, eccetera, ci sono dei personaggi che farebbero le stesse cose se fossero al potere? Questi che fanno il tifo per Robespierre, che fanno il tifo per i giacobini, sono personaggi affidabili? Oppure sarebbe meglio metterli in carcere preventivamente prima che pensino anche solo o osino mettere in campo quelle misure? Ecco, inizia a diffondersi una paura. La paura, soprattutto tra i nobili, ma non solo tra i nobili, di una diffusione rivoluzionaria, di un contagio rivoluzionario. Ricordate, l'abbiamo detto qualche puntata fa, che i girondini in realtà su questo ci contavano. I girondini erano stati i primi a dire la rivoluzione si deve espandere, bisogna che quello che abbiamo ottenuto in Francia lo puntiamo ad ottenere anche in altri paesi, che aiutiamo i nostri fratelli, i nostri cugini austriaci, prussiani, inglesi, russi, italiani, ad ottenere in casa loro quello che noi abbiamo ottenuto in Francia. Così la rivoluzione si espanderà, tutta l'Europa diventerà rivoluzionaria e nessuno più ci farà la guerra. Questa era un po' l'idea. Magari riusciremo a espandere queste idee proprio con la guerra, ma per arrivare poi in futuro a un'Europa pacificata. Ecco, la paura di questi paesi è che adesso effettivamente le idee dei giacobini o comunque in generale dei rivoluzionari francesi possano espandersi. E in effetti qualche novità da questo punto di vista arriva. Tra il 1793 e il 1795, ad esempio, il Belgio cadde sotto il controllo francese, complici le grandi vittorie che la Francia, col suo esercito fedele e rinnovato, stava iniziando ad ottenere. Il Belgio, cioè quelli che erano stati una volta i Paesi Bassi spagnoli e poi più di recente i Paesi Bassi austriaci, diventano francesi. I francesi si riprendono, quindi iniziano già ad espandersi davvero, occupando anche militarmente dei territori. Ma subito dopo, l'Olanda, le ex Province Unite, la Repubblica delle Province Unite, decidono in qualche modo, dopo aver combattuto contro la Francia, perché l'abbiamo appena citati, appena arrivati alla pace, in Francia c'è una sorta di rivoluzione interna, nasce una nuova repubblica chiamata Repubblica Batava, prende il nome dell'antico popolo che viveva in Olanda. Questa Repubblica Batava verrà denominata una repubblica sorella, perché è una repubblica che dice: noi abbiamo fatto la rivoluzione come avete fatto voi in Francia, prendendo a modello quello che avete fatto voi in Francia, e quindi noi siamo vostri alleati. Tra Repubblica Francese e Repubblica Batava, che sarebbe la Repubblica Olandese, nasce davvero una comunanza di intenti molto forte, un'alleanza molto forte. Ovviamente un'alleanza in cui la Francia la farà padrona, è il big, il grande attore, e l'Olanda è la compagine di minor conto ma strettamente connessa. Ecco, questa propagazione di idee rivoluzionarie, come vedete, parte a nord, Belgio, Olanda, ma inizia ad espandersi, e si iniziano a vedere alcuni elementi di questo tipo anche in Italia. Ad esempio in Liguria. La Liguria fu la prima regione italiana dove queste idee iniziarono a espandersi, soprattutto grazie all'opera di un rivoluzionario che citeremo ancora più avanti, italiano, di nome Filippo Buonarroti, un lontano discendente di Michelangelo, il cognome è lo stesso, ma questo Filippo Buonarroti si lascia prepotentemente affascinare dalle idee della rivoluzione francese e inizia a spargerle anche in Italia, partendo dalla Liguria, e poi, come vedremo, arriveranno anche in altre zone. Ecco, questo era quello che vi volevo dire per chiudere un po' la pagina sul direttorio, forse addirittura sulla rivoluzione francese, perché dalla prossima volta vedremo l'emergere di Napoleone. Siamo arrivati al 1797, siamo arrivati al momento in cui Napoleone fa la prima campagna d'Italia, se vi ricordate, scenderà nel nord del nostro paese,
sconfiggerà gli austriaci e arriverà al trattato di Campoformio, ma insomma la prossima volta ne parliamo diffusamente. E però quando entrerà in scena Napoleone, quando soprattutto Napoleone inizierà ad agire come un leader politico e poi anche a fare colpi di Stato, lì forse la rivoluzione per come l'abbiamo conosciuta fino ad adesso terminerà, inizierà qualcosa di nuovo. Lì discuteremo perché, come vi dirò, ci sono storici che ritengono che l'età napoleonica sia parte integrante della rivoluzione francese, ci sono altri storici che ritengono che invece l'età napoleonica sia stata qualcosa di diverso, qualcosa di, anzi, a volte addirittura contrario rispetto agli ideali della rivoluzione francese, ma avremo modo di discutere anche di queste questioni, diciamo, interpretative. Per ora però ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible, YouTube. Ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Filosofia. In più, vi ricordo che se volete anche pagine di storia più recenti o più antiche, oppure filosofi che non abbiamo ancora trattato nel podcast, potete cercarmi su YouTube, mi trovate come Ermanno Ferretti oppure come Scrippe, lì ci sono diverse centinaia di video spiegazioni di ogni epoca. Infine, se volete rimanere in contatto, sapere quando escono le puntate del podcast, oppure sapere quando escono i video, tutte le varie iniziative che spesso metto in campo, potete seguirmi se volete sui social network, sono presente su Facebook, su Twitter e su Instagram col nickname di Scrip, oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che arriva appunto una volta a settimana e fa davvero il punto su tutto quello che c'è da dire, anche sui libri che leggo, i film, le riflessioni. La trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it, lì c'è proprio il modulo per lasciare la vostra email e poi una volta a settimana vi arriva direttamente nella casella di posta. Ho detto tutto, ci sentiamo presto per andare avanti, introdurre meglio la figura di Napoleone e poi per tanti altri discorsi di storia qui e di filosofia nell'altro podcast. Ciao, alla prossima!